Una bandiera a stelle e strisce sventola al Ventegodi. È l'omaggio del pubblico veronese, cui si uniscono le due squadre, alle vittime di New York e di Washington. La partita, 21esimo, Teodorani a terra dopo questo contrasto con Brizas, si continua a giocare. Liverani lancia lo stesso Brizas, su di lui il fallo di Ferron, ammonito, una munizione che avrà il suo peso nell'economia della partita. Teodorani non ce la fa, al suo posto entra Melis. A questo punto Liverani fa quello che non ha fatto prima, cioè restituisce il pallone al Verona calciando la punizione direttamente in fallo laterale. 28esimo, il giocatore più in forma del Verona è Mutu, qui attira su di sé tre avversari, va sul fondo, il cross, Montagno non riesce a concludere, palla che finisce a Oddo. L'errore ha del clamoroso, Oddo aveva realizzato il gol del pareggio contro la Roma. 40esimo, Zemaria lancia An, gli si fa incontro Ferron, ricordate, già ammonito, il contatto, il coreano a terra, secondo cartellino giallo per il portiere veronese, dunque espulsione e calcio di rigore per il Perugia. Malesani toglie Montagno per inserire il secondo portiere Doardo, ecco il suo ingresso in campo, dagli 11 metri Liverani. Doardo indovina l'angolo ma sfiora soltanto il pallone, Perugia in vantaggio, la gioia di Cosmi. Andiamo alla ripresa, nono minuto, il cross di Melis, la difesa del Perugia allontana, attenzione a Italiano, limite dell'area al sinistro, c'è subito lavoro per Mazzantini, è un Verona trasformato. 16esimo, grosso per Baiocco, Cosmi corre ai ripari ma è un Perugia in confusione. Liverani perde palla, opportunità per Mutu, il suo sinistro, palla sul fondo, Mutu voleva l'angolo ma l'arbitro non lo concede. La rabbia di Cosmi si traduce nella frase: è il momento decisivo della partita. Brizas allora prova a cercare il rigore, trova invece il cartellino giallo di Preskern, simulazione per il greco. Esce Anne e scocca l'ora di Bucchi, bentornato. L'invenzione di Mutu, 36esimo, prende palla, si accentra, il suo destro è un gioiello. 1-1, parità, esplode la gioia del 22enne attaccante romeno. Il primo abbraccio, lo vedremo fra poco dopo aver rivisto la prodezza di Mutu, il primo abbraccio a Malesani è di Oddo, sostituito pochi istanti prima per far posto a Camoranesi. L'ultimo brivido lo procura Brizas sull'uscita di Doardo, ma la palla finisce sopra la traversa. Contro un Perugia ordinato ma incapace di capitalizzare il vantaggio, la partita l'ha fatta il Verona, nel male prima e nel bene poi. Meglio, molto meglio il Verona della ripresa in inferiorità numerica, forse perché in 11 correva per 10, mentre, chiedo scusa, forse perché dicevamo in 10 ha corso per 11, mentre prima in 11 correva per 8, forse addirittura per 7. Linea Maffei.